Loro si sono presi cura di te con amore da sempre. Ora è il momento di scegliere il meglio per i tuoi cari. Casa Serena a Cava dei Tirreni si prende cura di loro garantendo sicurezza, qualità e professionalità. Si è tenuta ieri sera presso la sala consiliare del comune di Vietri sul Mare l'assemblea dei ceramisti vietresi per costituire il comitato promotore per il marchio IGP per la ceramica di Vietri, un primo passo verso la procedura di riconoscimento da parte del Ministero delle Imprese, del Made in Italy e dell'Unione Europea. Durante l'assemblea è stato approvato dai ceramisti il disciplinare che servirà per dare il via all'iter burocratico per la costituzione del consorzio di tutela della ceramica vietrese e l'adozione del marchio IGP. Presenti il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, l'assessore alla ceramica Daniele Benincasa, i vertici di CNA Salerno rappresentati dal presidente Lucio Ronca e dalla segretaria generale Simona Paolillo e il direttore del GAL Terra e Vita Giovanni Giuliano, che hanno sottoscritto il documento con cui vengono definiti criteri, zona di produzione, caratteristiche del prodotto, limiti e prospettive delle attività ceramiche che insistono sul territorio di Vietri sul Mare. Nel corso dell'assemblea sono inoltre stati eletti i vertici del comitato promotore. Il ruolo di presidente ha Benvenuto Apicella, vicepresidenti Maria Del Forno e Anna Abbate. Un vero e proprio momento storico per la città di Vietri sul Mare, è ciò che ha voluto sottolineare il sindaco Giovanni De Simone. È una sfida importante, una sfida che finalmente viene a termine. Siamo partiti oltre un decennio fa facendo una proposta proprio alla Comunità Europea nella quale si chiedeva di inserire nel libro verde della Comunità una dicitura proprio per difendere quelli che sono i prodotti immateriali e realizzare, non solo alimentari, e realizzare quindi un marchio IGP. È un marchio che andrà a tutela di quello che è il prodotto ceramico vietrese, una tutela del territorio che da tanti anni viene richiesta, soprattutto dai ceramisti, i quali hanno visto negli anni purtroppo una diminuzione di quelle che è la manodopera, ma anche di quelle che erano le fabbriche esistenti sul territorio vietrese, proprio perché c'è stato anche uno spostamento di quelle che erano le produzioni nei paesi limitrofi. Realizzando l'IGP sarà un marchio che sarà dato soltanto a livello territoriale e garantirà quindi chi apre a Vietri o chi è attualmente lavoratore in un laboratorio o fa impresa sul territorio vietrese avrà una difesa ulteriore, ma soprattutto una promozione di quello che è un marchio per quanto riguarda l'export. L'export che è importante soprattutto nei paesi americani e negli Stati Uniti. Anche l'assessore alla ceramica Daniele Benincasa vede con favore l'iniziativa ritenuta necessaria per le aziende del territorio e non solo. Questo passo è un qualcosa che parte da lontano e finalmente l'Europa ha ben capito che bisogna tutelare le maestranze come quelle appunto della ceramica vietrese proprio per dare una risposta a quei tanti artigiani e quei tanti artisti che sono sui territori che si trovano delle difficoltà anche dovute alla mancanza di tutela da parte delle istituzioni. Devo dire che sono soddisfatto dei vari incontri che abbiamo fatto con i nostri produttori. Oggi si è costituito il comitato promotore, oltre che abbiamo stabilito un disciplinare dove abbiamo dato le regole per potersi fregiare appunto del marchio IGP. Spero che sarà bene accolto appunto proprio dai nostri produttori che ci lavoreranno in un consorzio di tutela per far riconoscere e per rendere più appetibile il nostro territorio, perché l'idea appunto è che chi produce secondo i dettami della ceramica vietrese venga qui ad aprire delle fabbriche, degli opifici per poi dare un'occupazione ai giovani che insieme alla scuola di ceramica, quindi noi a Vietri li formiamo e con il marchio IGP ci speriamo di dare una grande occupazione a tutti i ragazzi che sono appassionati e che hanno nel sangue la ceramica. Soddisfatto anche il neopresidente del comitato promotore, il ceramista Benvenuto Apicella. Finalmente dopo diversi anni, per non dire un trentennale, abbiamo trovato l'amministrazione a fianco, almeno speriamo, di noi artigiani, e quindi per noi che facciamo gli artigiani è sicuramente un fatto positivo. Poi sette il primo passo, poi vedremo dove arriveremo, ci rivedremo. Sicuramente serve per difendere la tradizione della ceramica vietrese. Sicuramente, per noi artigiani è un passo, cioè, importante per chi fa l'artigiano.
E siccome questo è il nostro mestiere, siamo ben felici che il Comune sta al nostro fianco. Adesso l'attesa è per il 16 settembre, data in cui verrà avviata la procedura presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, durante la quale verrà effettuata una prima valutazione degli atti e la successiva costituzione del Consorzio di Tutela della Ceramica Vietrese IGP.